Barbara D'Urso è stata ripresa in un fuori onda molto particolare in cui dice la sua sulla Jalappas Band, i tre che con le loro voci rendono più interessanti i programmi come Il Grande Fratello VIP e Mai Dire Talk. Ancora Carmelita Show. Su Instagram, Barbara D'Urso ha condiviso un video che la vede protagonista di una ironica gag insieme ai membri della Jalappas. Il fuori onda della D'Urso. Durante il programma chiuse virgolette Mai Dire Talk, condotto dalla mitica Jalappas Band, è stato mandato in onda un divertente speciale che ha avuto come protagonista Barbara D'Urso. La presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live è apparsa in un fuori onda molto particolare. Intenta nella registrazione dei promo per il suo programma, Pomeriggio 5, Carmelita è stata chiamata proprio dalla Jalappas Band. La D'Urso non ha preso bene l'interruzione dei suoi spot, e, nel fuori onda, ha intimato i collaboratori di non rispondere alla chiamata di chiuse virgolette quei deficienti della Jalappas. Barbara D'Urso, sempre in fuori onda, ha poi iniziato a commentare l'aspetto fisico proprio dei membri del team di comici. La presentatrice di Canale 5 ha messo in evidenza come, dopo molti anni, i membri della Jalappas Band si siano invecchiati parecchio, arrivando a definite chiuse virgolette sono diventati mostri. I commenti dei fan. Tutto il video, naturalmente una scena preparata e chiaramente ironica, è stato condiviso anche sul profilo Instagram dalla stessa Barbara D'Urso con la descrizione: chiuse virgolette, mi sembra chiaro che è meglio non disturbarmi mentre sto facendo il promo di Diesis POMERIGGIO5. Neanche quei tre anziani della chiocciola Jalappas Band Official possono. Vabbè, per questa volta vi perdono, e vi mando un diesis Carmelita smack diesis figaccioni diesis rifiuta la chiamata diesis love 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 diesis col cuore. Come del resto qualsiasi altra cosa pubblicata sui canali social di Carmelita, il video dello scherzo ha subito riscosso migliaia di like e commenti. Come al solito, anche questa volta il pubblico del web si è spaccato in due, tra gli utenti, che hanno apprezzato lo scherzo e riso di gusto insieme a Barbara D'Urso, e gli haters, che invece hanno aspramente criticato la presentatrice di Canale 5. Nei prossimi giorni scopriremo se la finta diatriba tra i membri della Jalappas Band e Barbara D'Urso è destinata a finire così oppure a continuare, regalandoci nuove risate.